ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina. E oggi andiamo a vedere insieme come si prepara la brioche con il tupo. Tupo deriva da una parola normanna che significava tupin, successivamente venne modificata nel francese antico in top, quindi la parte più alta di qualcosa. Di conseguenza derivò dal siciliano o tupu. Questa espressione cosa significa? Semplicemente lo chignon che le donne siciliane portavano un tempo. A questa storia c'è anche un aneddoto di l'amore tra una ragazza e un ragazzo siciliano, ostacolato dalla madre. Per ripicca la ragazza si taglia i capelli, appunto uno chignon. Con questo gesto la madre accettò il fidanzamento. Dobbiamo specificare che si chiama brioche, perché successivamente i francesi la chiamarono brioche, ma non c'entra nulla. Oggi andiamo a vedere insieme come si prepara questo pezzo di storia della cucina siciliana. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno un uovo intero, 500 g di farina zero con alto contenuto proteico, 160 ml di latte fresco intero biologico, la buccia di 2 arance biologiche, la buccia di un limone biologico, 3 tuorli, 100 g di burro morbido, 25 g di lievito fresco, 15 g di miele biologico mille fiori, 4 g di sale, mezzo cucchiaino di semi di bacca di vaniglia bourbon e 100 g di zucchero semolato. Per prima cosa abbiamo preso 60 ml di latte dai totali, ora ci andiamo ad aggiungere il lievito e il miele. Mescoliamo il tutto per bene e lo lasciamo ad agire per 10 minuti. Nel frattempo prendiamo una ciotola e ci versiamo dentro la farina e il sale. Mescoliamo il tutto, aiutandoci con un cucchiaio. Poi possiamo aggiungere lo zucchero, l'uovo intero, i 3 tuorli e infine grattugiamo i nostri 3 agrumi. E dopo 10 minuti di attivazione, guardate com'è venuto bene il nostro lievitino. Veramente meraviglioso. Poi possiamo aggiungere i semi della bacca di vaniglia bourbon, il latte e iniziamo a mescolare. Dopo aver amalgamato un po' i nostri ingredienti, prendiamo il nostro impasto, lo trasferiamo sul nostro piano di lavoro e andiamo ad aggiungere il burro poco alla volta. Aggiungiamo il secondo pezzettino quando il primo si sarà ben assorbito. Eseguite attentamente i movimenti che sta facendo la mia mamma, perché sono molto importanti. Dopo aver aggiunto tutto il nostro burro, continuiamo a lavorare il nostro impasto in questo modo per altri 15 minuti, finché non diventerà liscio, omogeneo e non si attaccherà più alle nostre mani. Dopo 15 minuti di lavorazione applichiamo la pirlatura al nostro impasto, poi prendiamo una ciotola che avevamo precedentemente oleato, ci mettiamo dentro il nostro impasto, lo copriamo con della pellicola alimentare trasparente e lo lasciamo lievitare nel forno spento per 2 ore, ossia fino al raddoppio. Quando il nostro impasto avrà raddoppiato, lo togliamo dalla nostra ciotola. Aiutandoci con le mani, formiamo un rettangolo. Ok. Poi applichiamo 4 pieghe, quindi 1, 2 a coprire, 3 e ultima, la quarta. Applichiamo un po' di pirlatura, poi riprendiamo la nostra ciotola, ci rimettiamo dentro il nostro impasto, lo ricopriamo con la pellicola alimentare trasparente e lo lasciamo lievitare tutta la notte in frigo. Dopo 15 ore di riposo in frigo prendiamo il nostro impasto, lo togliamo dalla ciotola e creiamo dei pezzi da 90 g ciascuno, aiutandoci con un tarocco e una bilancia.
Dal nostro impasto abbiamo ottenuto 9 pezzi da 90 grammi. Con il rimanente impasto andremo a fare il tupo, ossia una pallina che va messa sopra le nostre brioche e dovrà pesare 15 grammi per ogni pezzo. Ora creiamo delle palline, prendiamo l'impasto, lo portiamo nel centro come sta facendo la mia mamma, gli applichiamo un po' di pirlatura, anche aiutandoci con le mani creiamo possibilmente una sfera, poi lo mettiamo da parte, continuiamo così con tutti gli altri pezzi. Facciamo la stessa cosa anche con i nostri piccoli tuppi, quindi portiamo l'impasto in mezzo, come sta facendo la mia mamma, creiamo una pallina, gli applichiamo un pochino di pirlatura e creiamo una sfera. Ora, così come sono, li copriamo con un canovaccio e li lasciamo rilassare per 10 minuti. Passato il tempo di riposo, prendiamo un tuppo, gli facciamo un pochino di puntina schiacciandolo leggermente come sta facendo la mia mamma. Poi prendiamo una brioche e gli facciamo letteralmente un buco in mezzo, come sta facendo mia mamma con le dita. Ci mettiamo dentro il tuppo ed ecco qua. La mettiamo bene, poi la prendiamo e la mettiamo su una teglia con della carta da forno. Continuiamo così con tutti gli altri pezzi. Qui con noi abbiamo un tuorlo e un cucchiaio di latte, ora li andiamo a mescolare per bene. Ora delicatamente le cospargiamo dappertutto e le lasciamo lievitare nel forno spento per 2 ore, ossia fino al raddoppio. Quando avranno raddoppiato potremo spennellare le nostre brioche con il composto di uova e latte, poi le cuociamo a forno normale, 180 gradi per 18-20 minuti, ossia fino alla doratura. Dopo 18 minuti di cottura, appena sfornate, prendiamo le nostre brioche e le lasciamo raffreddare su una griglietta. Guardate che meraviglia che ho davanti ai miei occhi, ragazzi! Ora noi volevamo farvi vedere anche come si presentano dentro. Guardate, ragazzi! Che morbide! Guardate anche la leggerezza, ragazzi! Veramente stratosferiche. Ma guardate che meraviglia di una brioche che ci è venuta, ragazzi! Bene, ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso ci gustiamo questa eccellenza siciliana. Vabbè, ragazzi, è veramente la fine del mondo. Buonissima, è leggera, fatta bene, col gelato si sposa alla perfezione e nell'impasto si sentono le note agrumate. La panna va a completare il tutto. Per chi non avesse visto il video del nostro gelato al mango della papaya, può guardare il link che apparirà ora in alto a destra. Ora, ragazzi, invece me la gusto anche con la granita. Come vuole la tradizione, rompiamo il tuppo e lo intingiamo nella nostra granita. Ragazzi, è veramente incredibile, veramente non ho parole, è pazzesco. L'acidità del limone presente nella granita veramente va a completare la dolcezza dentro la brioche ed è veramente adatto quando c'è caldo, veramente una cosa pazzesca, ragazzi, assolutamente da provare! Bene, ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi: se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti, come speriamo anche che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao, ragazzi, e mi raccomando, attivate la campanella!